Salve a tutti, sono Francesco Fusillo e sto facendo questo piccolo video per mostrare la funzione di registrazione di questo fantastico programma che si chiama Open Board, che adesso vi sto mostrando. Open Board, qui ha sui controlli, permette di creare facilissimamente dei video delle attività che si hanno in essere. Ad esempio, io ho fatto questo lavoro con queste diapositive che voi vedete qui a fianco e se io dopo averlo creato, che sono queste, vedete, dopo averlo creato, qui c'è un video, ci sono dei lavori anche multimediali e interattivi, come in questo caso, bambino spiaccia, schiaccia patate, la pinzetta. E le deve mettere al suo posto, eccetera. Però io voglio spiegarle e creare un video. Adesso vi mostrerò come si fa perché è semplicissimo e poi vedremo il risultato perché sto facendo questo video con un altro programma. Nel contempo facciamo registrare Open Board. E Open Board permette anche di scrivere la registrazione. Nel frattempo io volessi scrivere, creare una, scrivere un'espressione, fare un grafo, fare qualsiasi cosa. Voi non vedete i controlli nella videoregistrazione, che non è questa, ma è quella che vedrete dopo, però si vede tutto ciò che sta nel monitor. La funzione è questa, podcast. Clicco tutto qua, guardate, è disarmante dalla semplicità. Non faccio altro che guardare se è abilitato la registrazione col microfono. Sì, clicco, registra. Noi non vedremo il pulsante di registrazione. Durante la registrazione vedremo il monitor e la mia spiegazione e la mia parola. Quindi io mi prendo un strumento di evidenza, parlo delle leve, come si vede qui e come in questo fumetto racconta come un signore con una leva riesce ad alzare il mondo e passo alla seconda diapositiva, quindi posso descriverla. Alla terza c'è un video, io cosa faccio? Lo posso far partire. L'uomo ha sempre cercato espedienti che gli consentissero di spostare oggetti pesanti, moltiplicando la sua forza muscolare. Ecco, vedete, ho fatto vedere il video, si sente, posso intervenire, evidenziare, fare, vedete, abilitare delle cose, insomma, intervenire finché viene fatta la registrazione. E quindi il bello di questo programma è che, ad esempio, se io voglio far vedere come si può fare questo esercizio sulle leve, lo faccio io, vedete, dovete spostare al posto giusto gli oggetti. Che vanno messi là dove serve. Ecco, adesso provateci voi, dopo che abbiamo finito questo video, tutto ciò che io racconto diventa video. Bene, praticamente non c'è altro da dire perché basta poi cliccare spegni, come faccio adesso, spegni e il video è fatto. Quindi pensate che se io faccio una nuova pagina, io mi mettessi qui a scrivere un'espressione, un disegno, un grafo, qualsiasi cosa, potrei registrare come si fa in tempo reale e quindi dare il tempo ai ragazzini in maniera asincrona con il loro tempo di capire e di imparare. È uno strumento fortissimo. Allora, ritorno a spiegare, è qui, podcast e funziona così. Si clicca, adesso lo spengo e poi vi farò vedere il video. Appena spengo, ecco che il programma mi dice guarda che ti ho fatto il video, adesso io lo cerco sul desktop perché gli ho detto vai a salvartelo sul desktop e eccolo qua, Open Board Cast. Guardate, ecco cosa ho creato. Registra. Noi non vedremo il pulsante di registrazione durante la registrazione, vedremo il monitor e la mia spiegazione e la mia parola. Quindi È interessante perché state vedendo il video di una registrazione che ho fatto finché sto facendo la registrazione. Vado avanti. io mi prendo un strumento di evidenza, vi parlo delle leve, come si vede qui e come in questo fumetto racconta come un signore con una leva riesce ad alzare il mondo. E passo alla seconda diapositiva, quindi posso descriverla. Alla terza c'è un video. Io cosa faccio? Lo posso far partire. Come vedete, registra tutto, anche l'audio del video e la mia voce. Ecco, vedete, ho fatto vedere il video, si sente, posso intervenire, evidenziare, fare, vedete, abilitare delle cose, insomma,
intervenire finché viene fatta la registrazione. E quindi il bello di questo programma è che, ad esempio, se io voglio far vedere come si può fare questo esercizio sulle leve, lo faccio io. Vedete, dovete spostare al posto giusto gli oggetti che vanno messi là dove serve. Ecco, adesso provateci voi, dopo che abbiamo finito questo video, tutto ciò che io racconto diventa video. Bene, praticamente non c'è altro da dire, perché basta poi cliccare spegni, come faccio adesso, spegni, e il video è fatto. Quindi pensate che se io faccio una nuova pagina, io mi mettessi qui a scrivere un'espressione, un disegno, un grafo, qualsiasi cosa, potrei registrare come si fa in tempo reale, quindi dare il tempo ai ragazzini in maniera asincrona con il loro tempo di capire e di imparare. È uno strumento fortissimo. Allora, ritorno a spiegare, è qui podcast e funziona così. Si clicca, adesso lo spengo e poi vi farò vedere il video. Ecco, è tutto quello che c'era da imparare, da vedere. Quindi è uno strumento semplicissimo, basta utilizzarlo al meglio e basta, insomma, non c'è altro da fare. Poi adesso chiudo il programma e finita la videoregistrazione. Grazie per l'attenzione, Francesco Fusilla, per il video su OpenBoard.